L'ammazza draghi, uno dei due archi esotici del gioco, l'unico dei due che si prende tramite una quest? Sì, è vero, lo so che il video è in ritardo, che perché comunque questa quest è uscita 2 settimane fa e quant'altro, però c'è un motivo alla base di tutto ciò. Quest'arma, come il sussurro del verme che conosciamo bene, ha una finestra di tempo nella quale può essere droppata e, al contrario del sussurro che può essere fatto ogni settimana dal venerdì a lunedì, l'ammazza draghi si può ottenere soltanto ogni 3 settimane. Questa quest va a braccetto con la corruzione della città sognante e con il dungeon segreto del trono infranto. Se non sapete di cosa sto parlando, vi lascio il link qui sopra al video sul trono. Già che abbiamo a che fare con il trono infranto, possiamo immaginare che non sia facilissimo da prendere. Il trono infranto ad oggi è l'attività più difficile da completare per via del suo potere, che parte dal 570 e arriva al 590 nella stanza finale del boss, quindi molto molto difficile, anche più del raid, e anche se sarete alti di luce i nemici vi faranno comunque molto male. Il dungeon, insieme alla terza settimana di corruzione, sta per tornare con il prossimo reset, quindi avrete una settimana intera a partire da questo martedì per prendere quest'arma esotica. Il primo step della quest sarà naturalmente finire questo dungeon e nel link che trovate in descrizione c'è la guida completa per farlo. Dopo aver finito la prima volta il trono, se andate nella riva contorta alla gola del tetracorno, dovrete cercare Toland. Sì, sarà in una posizione naturale perché lo abbiamo conosciuto all'interno di realtà ascendenti, mentre qui è nel mondo vero. Questo Toland apparirà sulla mappa con il simbolo di una missione, quindi se tirate fuori lo spetto dovreste fare presto a trovarlo. Una volta che l'avete trovato vi farà partire una missione misteriosa al 580 di potere, quindi anche qui occhio che i mob faranno molto male. La missione in sé non è complessa, è intuitiva, andate avanti, uccidete nemici, mini boss e una volta ucciso il boss finale riceveremo in cambio 3 oggetti misteriosi: il pegno sognante di Erivix, il pegno sognante di Querim e il pegno di Xavoth. Questi sono i pegni che dovremo caricare all'interno del trono infranto facendo spawnare 3 nemici diversi, chiamati proprio appunto come pegni. Tutti e 3 i nemici usciranno fuori facendo la stessa identica cosa, e cioè trovando delle sfere e mettendole all'interno delle statue che non hanno sfere in mano. Così suona un po' generico, ma ora vi spiegherò tutto. Allora, il primo nemico riuscirete a farlo spawnare quasi subito perché si trova all'interno della prima grande fase, quella dei simboli. La prima sfera la troverete appena entrati sulla sinistra, sopra al simbolo del drago che sputa fuoco da seduto, e per salire sopra potete arrampicarvi su una statua gigante che trovate appunto appena entrate sulla vostra sinistra. Presa la carica, dove però dovete portarla? Praticamente sul tetto dell'edificio principale, che da questa posizione sarà proprio di fronte a voi. Troverete una struttura circolare con tante statue tutte intorno. Se noterete bene ce ne sarà una senza sfera in mano e sarà proprio quella con la quale dovrete interagire. Una volta fatto spawnerà il primo boss della quest, in realtà saranno 2, bei minotauri, basterà ucciderli per caricare il primo talismano. Ora andate avanti con il dungeon fino a quando arriverete alla stanza dove bisogna fare gli equilibristi e camminare sopra i cornicioni. Qui avrete come al solito i simpaticissimi orchi che vi faranno cadere a terra, quindi fate attenzione. Il consiglio che vi do è quello di ripulire tutta l'intera zona e poi prendere la sfera con calma, oppure uno del team prende la sfera e poi gli altri puliscono, insomma vedete voi come fare. La sfera da prendere sarà sulla destra dove spawna il primo orco, dietro appunto il pilastro, mentre la statua che vi servirà sarà sulla destra della stanza guardando l'uscita, quindi l'unico lato con il muro di fronte a voi quando entrate. Questa palla non farà spawnare nessun boss in questa stanza, ma è sicuramente importante per dopo. La terza carica da prendere sarà subito dopo all'interno della stanza con la lentezza. La troverete appena entrati sulla destra dietro l'angolo e andrà portata subito fuori, quindi dovrete fare tutto il percorso e la statua da riempire con la sfera sarà sulla vostra destra. Tutto questo vi darà la possibilità di deviare dal percorso originale del dungeon. Di solito si passa sulla destra, arrivati a questo punto, per andare oltre, mentre subito dopo questa stanza di fronte a voi si aprirà questa grande porta con al suo interno dei mob.
Dopo qualche ondata uscirà il secondo boss ed il vostro secondo talismano sarà carico. Per fare il terzo ed ultimo talismano invece ci servirà affrontare il primo boss del dungeon, cioè l'orco. Per farlo dovremo affrontare l'orco nella stessa maniera della prima volta, cioè uccidere i mob, fare le maliarde per prendere i buff, raccoglierne 4 per poter togliere lo scudo al boss e poi fargli danno. In questa fase però, quindi quando si potrà fare danno al boss, succederà qualcosa di diverso. Vicino all'uscita spawnerà un minotauro. Uccidere questo minotauro farà spawnare la carica, che uscirà anche qui in posizioni random, però sempre vicino all'uscita, diciamo che è abbastanza facile da vedere. Questa carica andrà poi messa nella solita statua, quindi quella senza sfera, che si troverà sul lato sinistro della stanza se prendiamo come punto di riferimento sempre l'uscita. Tutto questo farà spawnare un secondo orco, naturalmente più piccolo del boss, che gironzolerà nell'aria fino a quando non verrà ucciso. Però non è finita. Per andare avanti bisognerà comunque uccidere il boss, quindi consiglio di fare un focus sull'orco piccolo appena lo vedrete spawnare in modo da completare poi la boss fight con calma. Finito il boss, se andate avanti troverete la statua di Shureido, la prima Ira della regina Marasov, poi morta durante la prima guerra dell'Atollo. Vedrete che a terra avrà le 3 offerte che saranno illuminate. Non dovrete far altro quindi che avvicinarvi e ottenere la vostra ricompensa, che sarà appunto l'ammazza draghi, l'arco esotico. Con questo arco sarete in grado di collezionare le uova di Ankara sparse per la città sognante all'interno del raid e delle sfide ascendenti che vi permetteranno di completare un trionfo. Questa è l'unica arma in grado di farlo, quindi se siete dei malati di trionfi quest'arma è assolutamente da avere. L'arma in sé è divertente da usare, vi permetterà di vedere attraverso i muri quando tendete l'arco. In crogiolo può essere sicuramente pericolosa, come in PvE, che vi permetterà di fare più danni ai nemici corrotti. Insomma, è sicuramente un'arma da avere. Vi ricordo che questa quest sarà disponibile solo a cicli di 3 settimane, e cioè quando la città sognante raggiunge la sua massima corruzione e di conseguenza quando il dungeon del trono infranto è accessibile. Questo accadrà questa settimana, quindi da martedì 16 ottobre per una settimana potrete andare a prendere quest'arco. Io vi ringrazio di aver guardato il video, spero che vi sia stato utile per la vostra caccia alle esotiche e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!